Andiamo adesso a Motta di Livenza, parliamo di sport, parliamo ovviamente al volley, uno sport per tutti. Sentiamo l'intervista di Luca Curtarelli a Nadia Balan. Palazzetto Palagrassato qui di Motta di Livenza, con noi c'è Nadia Balla. Allora Nadia, intanto raccontaci di te qualcosa. Che dirti? Innanzitutto sono felicissima di essere qui oggi. Per me questo sport di sitting volley è una rinascita, come dicevo prima, a tutti i ragazzi che sono venuti qui a trovarsi. Io sono un'ex pallavolista e purtroppo nel 2013 mi sono ammalata e quindi avendo una paraparesi non ho più potuto ritornare a fare il mio bellissimo sport chiamato pallavolo. E quindi, dopo ovviamente tanti ospedali, tanta fisioterapia, sono onesta, tanta sofferenza anche. E ho scoperto questo meraviglioso sport chiamato sitting volley e nel 2015, come ti raccontavo, sono entrata a far parte della nazionale italiana di sitting volley. Ho cominciato a fare questo bellissimo sport e sono diventata commissario del sitting volley per la FIPA Rovigo. Io sono un'atleta dell'Aquisport 300. Ho scoperto un mondo veramente incredibile. Ho cominciato a girare l'Italia, sono stata in Cina alle qualificazioni paralimpiche. Ho scoperto un mondo incredibile dalla Federazione Italiana Pallavolo al Comitato Italiano Paralimpico. Una seconda vita, mi sono rimessa in gioco e ho scoperto persone meravigliose anche. Un'altra vita. Sei contenta di essere qui a Monta oggi? Sì, beh, contentissima, assolutamente. Sono ragazzi che si sono rimessi in gioco anche loro, da ragazzi con disabilità a ragazzi che non hanno disabilità, che però hanno voglia di scoprire questo mondo, hanno voglia di mettersi in gioco. Ed è una cosa che ritengo stupenda. E se non sapete che cos'è questo sport, vi invito, però, cioè, metto questa sfida, no? Andate magari sul sito della Federazione Italiana Pallavolo, guardate che cos'è il sitting volley. È uno sport che dona emozioni talmente indescrivibili, è come quando parli di amore, non sai descrivere effettivamente che cos'è l'amore. Stessa cosa per me è questo sport. Noi a Motta purtroppo abbiamo un ragazzino che si chiama Marco che un po' mi ricorda la tua storia, ecco, prima ne parlavamo. Cosa vuoi dire a questo ragazzo? Beh, Marco, ti mando un mega abbraccio e un mega bacio. Mi raccomando, non arrenderti. La vita è stupenda, ce la potrai fare. Io ho un motto, volere è potere. Ce la farai sicuramente. Un mega abbraccio.